Siamo di fronte all'ex McDrive di Riccione, come vedete ci sono dei lavori in corso perché c'è una nuova azienda che lo sta riqualificando, però gli ex dipendenti della struttura non sono stati assunti e sono qua oggi per protestare, appunto. Siamo qua con le rappresentanze sindacali. Allora, qual è la situazione ad oggi? Che cosa lamentate? Lamentiamo il diritto al lavoro. Per legge, quando c'è un passaggio nelle cessioni d'azienda, i lavoratori hanno diritto ad essere impiegati senza soluzione di continuità. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale, che tra l'altro nei giorni scorsi ha detto che si è spesa per mettere in contatto le rappresentanze sindacali con la nuova azienda? Chiediamo all'amministrazione comunale di fare il loro ruolo, ovvero di impegnarsi a garantire una risoluzione positiva alla vertenza, perché i lavoratori chiedono un contratto a tempo indeterminato. Il comune ha concesso il permesso all'azienda di riqualificare la struttura, siete stati avvisati in qualche modo su quello che stava avvenendo? Noi al comune, prima di sapere che aprisse la spiller, avevamo chiesto più di un anno fa di essere informati circa movimenti su cambi di destinazione d'uso piuttosto che nuovi permessi ad aprire. Il comune si era speso in tal senso. Posso testimoniare di aver saputo dell'apertura di questo punto vendita dalla stampa. Qui non è una questione di valutare curricula, qui è una questione di prendere gli elenchi delle persone che sono state oggetto dell'articolo 2112 e fare una proposta di assunzione. Che cos'è che chiedete? Fondamentalmente chiediamo solo il lavoro, per tutti gli anni che comunque abbiamo contribuito qui con tutti gli orari e tutte le difficoltà a portare avanti ciò che serviva per l'azienda, e quindi siamo disposti a trattare tutto quello che serve per ottenere solo quello, il lavoro. Punto.